Allora, Severiano, questo è un piccolo pensiero del comune di Oradino. Piccolo, grande. È l'atto di nascita tuo. Grazie. 1914. Grazie. Quindi Oradino sta tornando finalmente con fatica ad avere qualche centenario, meno male, perché è stato un borgo, dei centenari per un periodo, adesso stiamo recuperando, grazie anche, alla tua buona salute. Quindi un bel traguardo. Complimenti a lui. A Oradino, è nato Oradino, però insomma comunque lo stiamo festeggiando a Campobasso, quindi mi fa piacere fare gli auguri a nonno Emiliano. Una cosa di cui mi sono sorpreso in termini ovviamente positivi, io ho portato gli auguri per la città di Campobasso ad altri centenari. Però c'erano dei numeri limitati di persone, di invitati, di parenti. Mi sono imbarazzato, tant'è che sono venuto senza cravatta pensando di trovare una organizzazione familiare, 10-15 persone e non tutte queste persone. Evidentemente la famiglia, l'importanza della famiglia intorno a nonno Emiliano, il sindaco di Oradino, ma l'importanza di stare tutti quanti insieme. E penso che, a parte gli auguri miei, quelli del sindaco di Oradino ovviamente sono importantissimi, però la cosa più importante è la presenza vostra, la presenza di tutti i familiari e degli amici che ci sono qui questa sera. Grazie. Bravo sindaco.